Buongiorno e buon caffè. Oggi un caffè decisamente amaro. Ve la ricordate la storia di Cassandra? La storia di quella figlia di Ecuba e di Priamo che aveva avuto il dono di vedere il futuro, ma anche la dannazione del fatto che nessuno l'avrebbe mai creduto. Poteva profetizzare, ma era una profetessa priva di seguito, perché ciò che lei avrebbe detto sarebbe passato come acqua sui ciottoli. Nessuno le avrebbe mai dato retta. A volte mi sento un po' così, a volte questo ovviamente è un complesso di superiorità, è una presunzione, però mi sento spesso e volentieri in questo compito, questo ruolo, questa dannazione, di vedere la connessione, di collegare i puntini fra di loro, così come suggeriva di fare Steve Jobs, e di vedere che nessuno se ne rende conto. Nessuno vede questo percorso così secco, così inevitabile, così segnato come per esempio dalla famosa teoria della finestra di Overton, che spero di averlo detto correttamente, e ci fa capire come siamo lanciati verso la fine della nostra civiltà. Già, perché la strategia adesso è quella di fare un piccolo passo alla volta, un piccolo passo spinto sulla forza dell'emotività, sulla forza della soddisfazione di un dolore profondo che richiede questo sforzo. Ma in realtà il disegno va molto più in là. Il disegno consiste nel farci fare la fine della rana bollita senza che se ne renda conto. E allora io vi invito, vi supplico a ragionare, a provare a guardare più in là, a provare a vedere qual è il passo ulteriore, a provare a vedere dove con la logica questa roba ci porta, dove con la logica ogni passo che sembra un passo verso il progresso, in realtà è un passo verso la distruzione. Se volete, ne parliamo. Buongiorno e buon caffè.